In una giornata caratterizzata dalla pioggia e dal terreno di gioco pesante, il Chieti non riesce a conquistare la vittoria contro il Melfi e scivola a 3 punti dalla zona playoff. De Patre non ha a disposizione mezza difesa, assenti per squalifica Pepe e Bigoni, al loro posto Di Filippo e Cardinali, ma ritrova dal primo minuto il bomber De Sousa, a centrocampo spazio anche a Rinaldi e Verna. Contro una delle migliori difese del girone, su un terreno così allentato dalla pioggia, è difficile giocare palla a terra e costruire manovre d'attacco in velocità. Più facile creare pericoli sui calci piazzati e alla prima occasione, dopo 4 minuti, i neroverdi passano. Angolo di Vitone, testa di De Sousa e palla per Verna, che ben appostato sul secondo palo deposita in rete il suo primo gol con la maglia neroverde. 1-0 e gara che si apre nel migliore dei modi per il Chieti. L'11 di De Patre controlla bene il vantaggio e concede pochi spazi agli avversari, al tiro per la prima volta dalla distanza con Muratore dopo 22 minuti. Il Melfi è in difficoltà, il Chieti ha le occasioni per incrementare il vantaggio ma non le sfrutta al meglio. Al diagonale di De Sousa seguono 2 conclusioni di Rinaldi, che prima ci prova dalla distanza, poi da centroarea, ma non è fortunato. Nella ripresa Bitetto, tecnico del Melfi, passa da un 3-5-2 ad un più offensivo 4-3-3 e i lucani cambiano pelle. Giallonono e gialloverdi sfiorano il pari con Improta, salva tutto Feola. Dopo 2 minuti il numero 1 teatino è chiamato ancora all'intervento sulla conclusione di Simeri. Il Chieti potrebbe colpire in contropiede, ma spesso i neroverdi sono imprecisi e non concretizzano al meglio le occasioni. Nell'ultimo quarto d'ora il Melfi aumenta la pressione alla ricerca del pari, cercando di sfruttare le azioni da palla inattiva. La fatica si fa sentire, l'ultimo sussulto dei neroverdi e di Verna, che conclude di poco a lato. La gara si decide nei minuti finali, quando Gigli, dopo uno scontro di gioco, deve lasciare il campo per le cure mediche. Nel frattempo ci sono delle sostituzioni ed il gioco resta fermo per un paio di minuti. Gigli, medicato a bordo campo, potrebbe rientrare al centro della difesa su un calcio d'angolo, ma il direttore di gara, la signora Silvia Tea Spinelli della sezione di Terni, non dà l'ok. Il Chieti resta in 10 e sul corner Benci colpisce la traversa, ma c'è Dermacu pronto a ribadire in rete. Oltre la beffa per la rete subita arriva anche il cartellino rosso per Gigli, che lascia così definitivamente il terreno di gioco. Finale di gara concitato, inevitabili polemiche negli spogliatoi. Presidente, il rammarico dopo questo 1-1 giunto nel finale, dopo che per buona parte di gara non c'erano stati grossi problemi nel gestire quel vantaggio ottenuto giocando bene su un terreno che sicuramente era al limite. Guarda, oggi un'altra rapina. Io non volevo parlare, però visto quello che è successo a Campobasso e visto quello che è successo oggi, mi rendo conto che vanno in giro degli arbitri, che è meglio che stanno a casa, specialmente se sono donne, che facessero la calzetta. Anche dalla tribuna in quell'occasione del calcio d'angolo con l'uscita di Gigli c'è stata confusione anche in molti di noi, non si è capito bene cosa è successo. Ma c'è stata una sostituzione, nella sostituzione poteva far rientrare il calciatore che si era già medicato, non l'ha fatto rientrare, abbiamo preso gol, ma a parte mo il prendere gol, però non si può per tutta la partita arbitrare a senso unico. Abbiamo visto a Campobasso e sono stato zitto, non ho detto niente, sono in settimana. Ci vediamo arrivare qui un arbitro donna che arbitra a senso unico pure questa volta. Cioè, è inutile, io avevo deciso di non parlare degli arbitri, però quando si deve dire si deve dire. Arbitraggio scandaloso, a senso unico ci sono le immagini. Mister, una gara difficile su un campo dove era difficile giocare, si poteva risolvere solo su calci piazzati e così è stato per entrambi. Sì, per entrambi, è stato un campo molto difficile. Si poteva manovrare ben poco e quando c'era la possibilità di poterlo fare l'abbiamo fatto sia noi anche loro. E nel secondo tempo credo che comunque sia stata una partita dove noi abbiamo voluto fortemente riequilibrare un risultato che non potevamo assolutamente accettare. Cosa ha detto ai suoi nell'intervallo, visto che nel secondo tempo si è visto un Melfi diverso, molto più determinato? Vabbè, ho cambiato qualcosa, chiaro che nel secondo tempo poi abbiamo giocato con un 4-3-3, siamo stati molto più offensivi, molto più
più grande volontà a cercare di recuperare un risultato che poi anche alla nostra rete ci sono stati due errori, sia prima sia anche dopo da parte dei nostri difensori. Era ingiusto, quello che ho detto era proprio questo, che non dovevamo assolutamente riportare a casa questo un risultato utile, perché un regalo così non possiamo noi permettercelo per quelle che sono le nostre grandi ambizioni ovviamente la salvezza.